Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di bossing, una circostanza in cui un capo esercita una sorta di prevaricazione nei confronti dei propri dipendenti. Purtroppo si tratta di un fenomeno comune anche in molte scuole. Oggi ne parliamo con il segretario dello SNALS Treviso, Salvatore Auci. Buongiorno, professor Salvatore Auci. Buongiorno, un argomento molto importante per la scuola, tanto da addirittura arrivare a pubblicare delle segnalazioni di emergenza sui giornali. Il mobbing verticale, detto anche bossing, è un disagio lavorativo su cui bisogna intervenire prima che il fenomeno degeneri. Consiste in abusi e vessazioni perpetrati sistematicamente ai danni di uno o più dipendenti da parte del diretto superiore gerarchico, con l'intento di creare nella vittima un senso di emarginazione, di frustrazione e di ansia. Nel caso del personale della scuola, come le citava, il bossing si verifica nella circostanza in cui il capo esercita abusi di potere sul proprio dipendente, abusi che possono manifestarsi in diverso modo, sotto forma di comportamenti persecutori, per esempio, o di azioni ostili o discriminatorie, critiche continue, controlli sul lavoro svolto, aggressioni o rimproveri verbali, anche ad alta voce in presenza di chiunque, assegnazione di lavoro esagerato, quindi sovraccarico di lavoro, assegnazione anche di compiti a volte impossibili da portare a termine, pure intimidazioni, diverse assegnazioni di sede lavorativa, senza alcuna giustificazione o motivo, demansionamento, dequalificazione, oppure ripetute azioni, oh, pardon, azioni, sanzioni, o meglio, sanzioni disciplinari nei confronti del dipendente che viene preso di mira, oppure ingiustificato diniego di ferie o di permessi richiesti. Ci sono tante altre cose che purtroppo i malcapitati subiscono, magari sono così meno semplici da riscontrare. Purtroppo spesso i dipendenti però tendono a non ribellarsi ai comportamenti bossizzanti attuati nei luoghi di lavoro dal loro superiore, per paura di ritorsioni, e preferendo la fuorviante filosofia, che a me non piace tanto, del quieto vivere, che nel tempo però genera frustrazione, stress, stati d'ansia, depressione, malessere psicofisico. E a volte, anzi spesso veramente, ricorso frequente a cure mediche. Comportamenti bossizzanti sono individuabili nelle singole scuole facilmente, andando a verificare alcuni segnali: aumento, per esempio, delle giornate di malattia dei dipendenti, o anomale quantità di contestazioni di addebiti da parte del dirigente nei confronti di qualche docente o di qualche unità di personale ATA. Un'altra cosa che può capitare è aumento inspiegabile delle richieste di mobilità nella singola scuola, le famose richieste di trasferimento. In qualche anno scolastico ci è capitato di vedere una decina di persone tutte con richieste di trasferimento in altra sede, pur essendo in servizio in quella scuola da parecchi anni, personale a tempo indeterminato stiamo parlando. Altra cosa che poi rileviamo, per questo ci siamo un po' allarmati, è l'incremento negli ultimi tempi delle richieste di aiuto rivolte al sindacato, che provengono sempre dalla stessa scuola, chiaramente non sempre della stessa come singola, ma in diverse scuole si verifica questa cosa che ci preoccupa. Certo, quindi cosa può fare per evitare appunto questa filosofia che lei ha nominato del quieto vivere? Cosa può fare un docente che è vittima di bossing? A chi si deve rivolgere? Cosa deve fare? Ma se il docente o il personale ATA trova il coraggio, può denunciare alle autorità competenti personalmente il bossing o l'azione bossizzante subita, oppure si può rivolgere al proprio avvocato, un avvocato penalista in questo caso, per presentare azione giudiziaria nei confronti della persona che reputa sia responsabile del bossing. Chiaramente in questo caso le autorità competenti sono la Polizia Giudiziaria, la Procura della Repubblica, la Questura, la Polizia di Stato, i Carabinieri, quello che diciamo l'autorità a cui ci si vuole rivolgere. In prima battuta però noi consigliamo sempre che è opportuno rivolgersi al sindacato, almeno per chiedere le prime informazioni su come cominciare a difendersi,
eventualmente se le cose sono andate troppo oltre e ci sono poi adesso i riscontri, si può avviare direttamente, e qui possiamo dare qualche consiglio, si può avviare l'azione giudiziaria per tutelare la propria persona. Il personale ADA è docente, è vittima di bossing, quindi dovrà riuscire però, prima di avviare l'azione giudiziaria, a provare la sussistenza dei singoli elementi costitutivi del fenomeno. Che non è sempre facile, bisogna raccogliere un numero consistente di prove. Certo. Perché ci vogliono tutta una serie di atti che dimostrano le aggressioni subite, l'intento persecutorio, le discriminazioni e le vessazioni in ambito lavorativo e soprattutto la sistematicità e la ripetizione del tempo. Poi va anche provato il nesso di casualità, dice un po' la giurisprudenza, tra le condotte lamentate e i pregiudizi subiti, così come devono essere dimostrabili pure i danni riportati a seguito di comportamenti bossizzanti da parte del superiore. Un esempio tipico è vivere un periodo di depressione o da qualche anno subire talmente una pressione psicologica da aver necessità di prendere farmaci per quella depressione o farmaci per curare altre patologie che potrebbero far risalire il problema alle ingiustizie subite. Risulta comunque a tal fine necessaria anche la raccolta di tutte le prove possibili. Stiamo parlando qua di mail, di SMS, di documenti che sono stati recapitati al dipendente che subisce l'azione immobilizzante, registrazioni che magari è riuscito a fare, delle cose, delle grida che gli sono state rivolte, e quant'altro può servire a dimostrare le proprie ragioni. E non dobbiamo dimenticare anche l'importanza di segnalare volta per volta per iscritto al dirigente scolastico gli eventi bossizzanti che si lamentano, che cioè creano stress e malessere in ambito lavorativo al dipendente. Perché questo? Perché è importantissimo ricordarlo, il dirigente scolastico è responsabile della nostra salute mentale, della nostra salute in generale, diciamo, ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008. Quindi solo dopo la raccolta di una certa quantità di prove sarà possibile denunciare il fatto all'autorità giudiziaria, sporgendo querela magari, affinché venga accertata la rilevanza penale della condotta bossizzante, e poi magari ci si può anche costituire parte civile per chiedere un risarcimento danni. A riguardo comunque va precisata un'ulteriore cosa. Nell'ordinamento italiano non esiste una disciplina specifica dedicata al fenomeno bossing, ma malgrado ciò sono diverse le norme di legge che, a tutela della salute, della sicurezza, del benessere dei lavoratori, consentono di attribuire rilievo alle condotte di cui stiamo parlando, le condotte bossizzanti. I primi riferimenti di legge che si possono tranquillamente, a cui ci si può riferire o che si possono utilizzare, sono il codice civile, e ci sono una sfilza di articoli che fanno al caso nostro, e lo stesso decreto legislativo 81-2008 che ho appena citato, l'articolo 28 in particolare. Poi se le condotte bossizzanti da parte del capo sono gravi o veramente pesanti nei confronti del dipendente, addirittura si può anche fare riferimento al codice penale che tutela l'incolumità individuale, l'onore e la libertà personale. Anche qui ci sono tantissimi articoli che possono essere utilizzati per difendersi. Certo, quindi lei consiglia innanzitutto raccogliere prove, poi eventualmente rivolgersi al dirigente, al sindacato, e poi appunto anche per conoscere i propri diritti, per conoscere la normativa, e poi eventualmente procedere per vie legali. Quindi questi, diciamo, sono i passi da seguire nel caso in cui un docente è vittima di questo fenomeno. Ecco. Sì, io poi le vorrei chiedere, come mai fino a circa un decennio fa questo fenomeno era magari sconosciuto, addirittura non aveva neanche una denominazione? Allora, non vogliamo fare allarmismo del sindacato, ma purtroppo nelle scuole italiane ci preoccupa quello che da un po' di tempo, un po' di anni, il fenomeno di cui stiamo parlando, il bossing. L'incremento sembra esponenziale, quindi bisogna fare qualcosa.
ci siamo detti, prima dell'avvento dell'autonomia scolastica, introdotta dalla legislazione italiana nel 1999, il bossing, salvo rarissimi casi, costituiva un fenomeno nel mondo costituiva un fenomeno diffuso nel privato, nel mondo del lavoro privato, dove c'è il capo, c'è il manager, ma nella scuola diciamo che era quasi sconosciuto. Come è noto però, con l'autonomia scolastica, introdotta poi con un'ulteriore norma, il DPR 275 del 99, che dal 1 di settembre ha attribuito alle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale, che prima appunto erano in capo al Ministero dell'Istruzione, e in quel caso parallelamente è stato dato riconoscimento al preside come dirigente, quindi è stata introdotta la qualifica dirigenziale quella al posto di quella vecchia che era quella del preside. In pratica si è passati dalla funzione del preside, considerato fino a quel momento una sorta di primus inter pares, tra il personale docente, quindi era il primo degli insegnanti, più anziano, che conosceva bene la didattica, la metodologia, conosceva la psicologia, la pedagogia, tutto quello che c'era e che era utile per far funzionare la parte della scuola che riguardava l'apprendimento. Si è passati da questo imprinting a quello del dirigente scolastico, invece assimilabile al manager del settore privato. Il decreto legislativo 105 del 2001, poi, successivo, riguardante la privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego, e qualche anno dopo il decreto legislativo 150 del 2009, per quanto concerne l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, a giudicare gli effetti collaterali di cui stiamo parlando, potrebbe aver creato, involontariamente certamente, oltre agli eccessivi squilibri di potere in ambito scolastico, anche tutti i presupposti per la diffusione del bossing. Cercando di pensare in modo positivo, è possibile immaginare che fenomeni comportamentali anomali potrebbero essere dovuti all'eccessivo stress cui sono sottoposti i dirigenti scolastici. Stress legato principalmente alle troppe incombenze che devono gestire, alle responsabilità amministrative e della funzione dovuta alla gestione dell'autonomia scolastica di cui stiamo parlando, introdotta già nel 1999, come pure al difficile compito che devono svolgere i dirigenti di far funzionare le scuole con personale docente ADA che è risaputo e palesemente insufficiente. Detto ciò, però, non è giustificabile in talune scuole l'emergere di quelli che sembrerebbero essere eccessi comportamentali a rischio bossing. Ecco perché dobbiamo intervenire e vedere cosa è possibile fare. Certo, ma lei pensa che si potrà intervenire in questo senso con il rinnovo della parte normativa del contratto scuola di cui si parla appunto in questi giorni? Ma noi siamo convinti che si possa fare qualcosa. La trattativa in corso riguardante il rinnovo della parte normativa del contratto nazionale del personale della scuola, tutto docente ATA, potrebbe essere l'occasione giusta per cercare di prevenire o almeno contenere il fenomeno del bossing. Poi una riflessione approfondita merita anche l'articolato sulle sanzioni disciplinari previste da questa bozza del contratto, soprattutto per quanto concerne la somministrazione delle sanzioni, che già per il personale ATA è decisa dal dirigente, ma in questo caso con il nuovo contratto si vuole assegnare al dirigente scolastico anche la somministrazione delle sanzioni riguardanti il personale docente, che ripeto, il dirigente non in questo caso rischia di non essere al di sopra delle parti, perché spesso e volentieri viene coinvolto in queste problematiche. E non può essere quindi un arbitro in grado di assegnare delle eque sanzioni disciplinari. Invece, secondo me, potrebbe essere determinante per contrastare il bossing l'introduzione di nuove tutele, innanzitutto a vantaggio dell'amministrazione. Per evitare che cosa? Per evitare il doppio danno all'erario che scaturisce dai comportamenti bossizzanti. Perché doppio danno? Perché il primo danno è quello che rappresentato dall'impatto negativo sulla qualità e quantità di lavoro svolto dal dipendente bossizzato. Significa che chi subisce bossing a un certo punto un po' si ammala, quindi si assenta dal lavoro, ma soprattutto lavora male sul posto di lavoro e quindi produce meno, rende meno, con danno per lo Stato. Il secondo danno invece lo subisce l'amministrazione, lo Stato, perché? Perché deve difendere
da eventuali cause che si innescano tra il dipendente ipotizzato e il dirigente, che in questo caso però devono essere rivolte queste cause al Ministero, il Ministero è costretto a intervenire con l'avvocatura dello Stato per poter difendere l'amministrazione. Quindi il secondo danno scaturisce da questa anomalia. Perché è chiaro che il lavoratore deve difendersi, in questo caso, dal bossing subito col proprio avvocato e per portare in tribunale l'azione subita, mentre il dirigente viene difeso dall'avvocatura dello Stato a titolo gratuito, almeno in un primo momento. Poi un'altra cosa che si potrebbe prevedere nel prossimo contratto nazionale, però questa volta andando a intervenire nel contratto, nel prossimo contratto dell'area quinta della dirigenza, cioè inserire nell'articolato contratto per i dirigenti l'avvio automatico del procedimento disciplinare mediante contestazione da debito del superiore gerarchico, che sarebbe in questo caso il direttore regionale, nei confronti di quel dirigente quando il dirigente regionale ha notizia o segnalazione di comportamenti punibili, così come avviene per il personale docente ATA. Attualmente noi, quando ci sono delle segnalazioni che provengono da parte dei genitori, delle segnalazioni che provengono da parte degli studenti che hanno un certo rilievo, obbligano il dirigente scolastico a farci delle contestazioni del debito, che poi comunque provocano una sorta di precedente. Allora, anche in questo caso, avviare una procedura automatizzata anche per i dirigenti scolastici che magari hanno, o meglio, subiscono, i dirigenti scolastici che magari sono accusati, questo poi lo stabilirà il direttore regionale se le accuse sono fondate o meno, sono accusati di fare azioni mossizzanti nei confronti dei propri dipendenti. Il dipendente magari lo segnala al superiore gerarchico, che in questo caso è il dirigente regionale, e il dirigente regionale non fa altro che fare quello che fa il dirigente scolastico quando i genitori segnalano qualcosa nei confronti del docente. Il dirigente scolastico regionale potrebbe dire: per iscritto ti convoco per capire cosa sta succedendo nella tua scuola. Questa potrebbe essere una cosa molto positiva. Perché? E concludo. Perché ad oggi il personale scolastico, pur comunicando per via gerarchica al superiore dirigente provinciale o al superiore dirigente regionale, che è il direttore regionale, pur comunicando per determinate anomalie comportamentali per iscritto spesso, difficilmente riesce a sortire effetti positivi per quanto riguarda i problemi segnalati. Quindi una sorta di atto dovuto nel momento in cui il direttore regionale riceve una segnalazione potrebbe un po' ridurre determinate azioni nelle varie scuole, azioni, ripeto, di tipo bossizzante. Bene, bene, grazie per averci spiegato cos'è il bossing a scuola e per aver dato dei consigli pratici a tutti i docenti che ne sono vittima. Io ringrazio il segretario provinciale SNALS Treviso, il professor Salvatore Auci, grazie mille. Alla grazie prossima. A voi dello spazio. Grazie, grazie a tutti. Io vi ricordo che per eventuali aggiornamenti sul mondo della scuola potete seguirci sul nostro portale tecnicadellascuola.it. Un saluto, alla prossima. Salute.